Cantù è tornata, l'Euroliga festeggia il ritorno di una delle squadre leggendarie del continente, proprio Cantù. Il nostro storico club porta con sé una tradizione vincente, due titoli europei, quattro Korac, quattro coppe e due titoli intercontinentali. Coach Andrea Trinchieri è in carica per la terza stagione consecutiva e come la sua squadra ha migliorato stagione dopo stagione per raggiungere il top. 8 anni fa, when I left Armani Jeans, I was 8 anni fa, quando ho lasciato l'Armani Jeans Milano, dove ho fatto l'assistente per 6 anni, il mio sogno, obiettivo, dipende dai giorni, era tornare a giocare in Euroliga, perché questo è il massimo livello. So perfettamente che non posso avere Spanoulis, Papaloukas, Diamantidis o Rubio. Io arrivo da lontano. Credo che il sistema può farti vincere la partita. È la naturale conseguenza di ciò che facciamo, del nostro lavoro. È la conseguenza della voglia di giocare ad alto livello. E Trinchieri sa della pressione su Cantù, dell'attesa da parte dei tifosi che vogliono essere competitivi su tutti i fronti. Ogni coach, dice Trinchieri, sente grande pressione e grandi responsabilità. È il nostro destino, di chi fa il nostro lavoro. Adesso sono felicissimo. Il mio sogno era di giocare in Eurolega e farlo con una squadra che ha segnato qualcosa di importante in passato e importante anche per me. La città di Desio è pronta a dare un caldo benvenuto alla squadra ospitando le partite casalinghe di Cantù, visto che non si può giocare al Pianella, teatro di epiche e spettacolari partite negli ultimi decenni. E Pierluigi Marzorati, uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, guarda lontano per ritrovare Cantù di nuovo ai massimi livelli, proprio come quando Pier lo stesso era in campo a giocare, vincere partite e titoli. Lui c'era, ovviamente, anche quando nel 1983 Cantù sconfisse Milano in un affascinante duello per il titolo europeo. Marzorati dice: sapevamo che avremmo potuto vincere se fossimo entrati in campo con la giusta mentalità e che avremmo potuto perdere quella partita se solo avessimo giocato male. E così quando abbiamo vinto di un solo punto, penso che siamo stati un po' più che fortunati. La leggenda vivente di Cantù, divenuto nel 2006 il primo giocatore di tutti i tempi ad aver giocato partite ufficiali in 5 differenti decadi a 54 anni, ha un'idea ben chiara di cosa la squadra deve fare per essere competitiva. La prima cosa è essere una squadra, perché non è importante avere grandi star o 5 grandi stelle, ma 5 buoni giocatori con un gran desiderio di aiutarsi l'un l'altro. La mia regola principale era fare una squadra per i compagni di squadra, come chiedeva l'allenatore, tanto in difesa quanto in attacco. Questa era la sua richiesta. Trinchieri e i suoi sono pronti per il torneo. Il coach sa cosa aspettare da questa stagione. Una guerra, una vera e propria guerra, sangue e arena, una guerra. Gli allenatori nella competizione sono al massimo livello e io voglio imparare rapidamente, voglio provare a competere, ho un altro sogno, provare a raggiungere la top 16 e sarebbe per me un peccato non provarci. Sappiamo che è il massimo da raggiungere e raggiungere il top è duro, restarci anche di più. E allora, bentornata Cantù!